Buonasera, a me questa sera solamente il compito di darvi il benvenuto naturalmente e di ringraziarvi che siete qui e di ricordare una volta di più, perché forse la gente non lo sa, che tutti gli interventi che vengono fatti da specialisti, amici qui all'Ateneo sono tutti dati con generosità. Ecco, non dico altro, nel senso che le persone che vengono qui e che ci passano queste loro esperienze, questi loro studi, lo fanno perché hanno voglia di incontrare persone interessate, restituire alla città quello che hanno ricevuto per alimentare i loro studi. E quindi, contrariamente ad altre organizzazioni, ad altri tipi di cose, noi ci basiamo e vogliamo solamente persone che generosamente vengono qui. E oggi a presentare i due autori, i due relatori, per la quarta conferenza, per il quarto incontro, c'è la vicepresidente degli amici dei musei, anche io sono vicepresidente, siamo omologhi in questo caso, siamo ancora per qualche tempo perché il nostro mandato scade alla fine dell'anno, sicuramente il mio, e che è Daniela Manzoni Suppiei, al cui cedo la parola per introdurre i due relatori. Grazie. Grazie Camillo. Grazie Camillo soprattutto per aver ricordato che le persone che vengono qui a parlare con noi lo fanno proprio per amore della cultura e per amore della diffusione della cultura a tutti, che è un po' anche lo scopo sia degli Amici dei Musei sia dell'Ateneo Veneto. Allora oggi siamo al quarto appuntamento dedicato alla storia dell'arte. Come sapete quest'anno c'è il bicentenario della morte di Canova e quindi anche noi ci siamo dedicati a Canova. Abbiamo iniziato il nostro percorso con Monica De Vincenti raccontando un po' tutto quello che c'era prima di Canova. Con Nico Stringa abbiamo approfondito quello che un giovanissimo Canova fa arrivando a Venezia e qual è l'aria che respira. Abbiamo poi incontrato il direttore degli amici, il direttore dei Musei Civici di Treviso, che ci ha illustrato quello che c'è a Treviso, nei dintorni di Treviso, e oggi, grazie a Elena Catra e a Vincenzo Paiusco, a cui do il benvenuto, Vittorio, a cui do il benvenuto e ringrazio per la loro presenza, affronteremo un itinerario canoviano e nel Veneto, e quindi un po' una scoperta di luoghi e di opere di Canova in tutto il nostro Veneto, proprio un itinerario, un viaggio virtuale, posso dirlo, definirlo così, un viaggio virtuale che ci accompagnerà. E poi con Elena passeremo a quello che è il dopo Canova, non sempre così conosciuto, ma importante per l'Ottocento qui a Venezia. Credo che loro siano molto più bravi di me a raccontarci tutte queste cose, quindi gli cedo la parola e buon lavoro. Grazie mille. Devo fare i ringraziamenti sul podio. Allora, grazie mille intanto per l'invito, sempre bello tornare all'Ateneo Veneto, ringrazio Camillo Tonini e tutto quanto appunto il corso di storia dell'arte, insomma. Allora, come avete sentito, la lezione sarà un po' doppia, vedete il titolo dopo Canova, sculture e memorie, quindi nella prima parte parleremo proprio delle opere di Antonio Canova che sono nel Veneto in questo momento e che sono state nel Veneto, e poi parleremo brevemente ovviamente del tema della memoria del mito canoviano, insomma, che è molto importante
importante, in particolare da quali scultori veneziani e veneti è stato portato avanti questo mito canoviano. Quindi questi scultori dell'Ottocento che rispetto a Canova sono molto meno noti, ma bisognerebbe cominciare proprio a rivalutarli. Io e Elena, insomma, ci conosciamo da tantissimo tempo. L'anno scorso abbiamo cominciato questo lavoro di questa piccola guida uscita per Massilio, Antonio Canova nel Veneto. La guida voleva essere un libro molto esile, molto agile, che come dire guidasse, come ha detto appunto la vicepresidente, lo studioso, ma anche il semplice, come dire, appassionato, in giro per il Veneto a cercare proprio le opere di Antonio Canova. La guida infatti ha una struttura proprio, come dire, divisa a livello geografico. Abbiamo chiesto al grande editore veneziano Marsilio appunto di poter pubblicare questo piccolo libro. Marsilio aveva già in cantiere altri volumi di questo genere, recentemente è uscito quello di Donatello, quello di Guido Reni, insomma, dei maestri veneziani come Carpaccio, Tintoretto. Loro hanno subito accettato, devo dire con entusiasmo, la nostra proposta e qualche mese fa, insomma, è uscito questo piccolo libretto. Che cos'è, perché è interessante, insomma, ragionare su Antonio Canova nel Veneto? Perché il Veneto è la città, come dire, che l'ha visto nascere, come vi ha raccontato bene il professor Stringa la scorsa lezione. Le opere che ci sono nel Veneto, se pensiamo per esempio nell'anno della morte, 1822, erano pochissime che si vedevano appunto nel Veneto. Molte si trovavano in collezioni private e non accessibili. Venezia veramente ne aveva molte poche, penso all'Angelo Emo, che era il marmo, insomma, più importante visibile a Venezia, e alcuni gessi di cui ci parlerà Elena, ma appunto nel corso del tempo poi sono arrivate molte altre opere, e facendo questa guida, cioè una lista praticamente delle opere in Veneto, ci siamo imbattuti anche in opere che sono arrivate recentemente in alcune città venete, in alcuni musei veneti, e quindi anche delle scoperte. Come si comincia a strutturare una guida? Insomma, bisogna riferirsi alla bibliografia. Per esempio noi siamo partiti dal volume del professor Pavanello del 76, che aveva tra l'altro anche in fondo un indice dei luoghi, quindi abbiamo detto insomma, questi sono i luoghi canoviani, e poi invece abbiamo trovato tantissime altre opere. Quali sono i luoghi canoviani ancora oggi da vedere, che sono censiti in questa piccola guida? Sicuramente i due luoghi principali, cioè Possagno e Bassano, no? Sono i luoghi canoviani. Possagno è il luogo di nascita, è il luogo oggi della gipsoteca del Tempio, e Bassano il luogo, come dire, delle memorie cartacee, come dire, per usare questo termine, di Antonio Canova. In questa mappa vedete che ci sono tante indicazioni, insomma, si può fare un viaggio da Verona fino ad arrivare a Venezia, ovviamente tenendo ben in considerazione i due punti forti di Possagno e Bassano, e poi appunto un focus su Venezia che ha tantissime opere. Brevemente, perché sono importanti Possagno e Bassano? Possagno perché? Perché c'è il tema proprio del dopo, no? Dell'eredità di Antonio Canova. 1822 Antonio Canova muore a Venezia, un po' per sbaglio era tornato a Venezia, perché da tantissimi anni viveva a Roma, invece che gli aveva dato il grande successo internazionale. Possagno quando nasce? Quando vengono portati i gessi, la gipsoteca? Quando, dopo la morte di Antonio, il fratellastro di Antonio, Giovanni Battista Sartori Canova, chiude lo studio e fa, con un viaggio incredibile, fa trasportare tutti i gessi che erano contenuti nello studio di Via delle Colonnette vicino a Piazza del Popolo, li fa riportare nella città natale di Possagno. Perché questa cosa di portare via tutti i gessi conservati nel studio romano? Sembra una cosa, come dire, quasi di ritornare all'origine, invece è una cosa, ha una motivazione molto precisa. I gessi, sappiamo, sono i prototipi delle sculture che poi vanno fatte in marmo da un altro scultore. Se fossero andati in vendita, per esempio, quei gessi di Roma, qualsiasi
qualsiasi altro scultore di Roma, e ce n'erano tantissimi a Roma scultori, avrebbe potuto replicare le sculture di Antonio Canova e venderle come un Canova originale. Quindi il fratellastro di Antonio Canova fa una cosa intelligentissima: chiude lo studio, porta via subito tutti i gessi e così, come dire, protegge in pratico la memoria del fratello, costruendo poi nella città natale, che era un piccolo paesino della pedemontana, un grande museo, una grande gipsoteca, e poi finendo anche il tempio, che è questa cosa incredibile vista insomma sul paesaggio veneto, un misto tra Pantheon e Partenone, insomma, quindi veramente spropositato. Ovviamente dentro a Possagno, alla gipsoteca, alla casa natale, si possono vedere sì i gessi, ma anche per esempio le pitture di Antonio Canova, e in questa piccola guida le abbiamo un po' censite. Ovviamente non si poteva fare la schedatura di tutte le opere della gipsoteca, perché voleva dire schedare l'intera opera, insomma, di Antonio Canova attraverso i gessi, attraverso la pittura. Quindi abbiamo scelto alcuni soggetti, no? Quindi vedete alcuni dipinti molto importanti, alcune tempere, e poi alcuni gessi, soprattutto quei soggetti, come dire, che nel Veneto poi non ci sono nella versione appunto in marmo, nella versione in altri gessi, oppure per esempio gessi che i marmi sono giganteschi, no? Quindi per esempio il Teseo oppure il monumento a Maria Cristina a Vienna sono o grandi come il Teseo oppure inspostabili come il monumento di Maria Cristina ad Austria nella chiesa degli Agostiniani a Vienna. Però il gesso, come dire, è presente a Possagno. Altre opere schedate che troverete in questa guida, ovviamente quelle che fanno vedere anche la fama internazionale di Antonio Canova, per esempio il gesso incredibile di George Washington. La fama di Antonio Canova è veramente va oltre oceano. Arriva questa richiesta dalla Virginia di fare un grande monumento a George Washington, e questo monumento in marmo parte, e un po' sfortunato, diciamo, dopo pochissimi anni, come dire, quell'edificio della Virginia va a fuoco e la scultura, il marmo di Antonio Canova viene distrutto, ma rimane appunto la memoria nel gesso di Antonio Canova. La guida poi ci racconta anche di un Canova architetto, per esempio in questo piccolissimo edificio molto caro alla famiglia di Antonio Canova e della famiglia Sartori, anche del fratello, nuova famiglia della madre. E appunto questo tema dell'eredità, no? Quindi questo fratello di cui si parla sempre un po' male, come dire, questo fratello, come dire, che viene un po' bistrattato. Invece bisognerebbe proprio rivedere il ruolo di questo fratellastro, no? Vi avrà raccontato sicuramente il professor Stringa, Antonio Canova, gli muore il papà, insomma, quando lui ha 3 anni, e la mamma si risposa con questo signore Sartori, che viveva a Crespano, molto vicino a Possagno, all'epoca però un'altra valle, quindi sembrava molto lontano, e lei lascia, come dire, il piccolo Antonio nella famiglia dei Canova, perché il nonno Pasino era benestante, era uno scalpellino. Questo fratellastro, grazie ai soldi di Antonio, avrà un'istruzione, andrà al seminario di Padova, imparerà moltissime lingue, diventerà un uomo colto, e Antonio, quando diventa famoso poi a Roma, se lo chiamerà e diventerà in pratica il suo segretario. Segretario, e come vi ho detto, dopo la morte di Antonio, lui attuerà tutte queste donazioni e queste, come dire, anche rapporti, come dire, con varie istituzioni, che porteranno avanti la memoria del grande fratello anche dopo la morte. Questo tema della memoria è fondamentale, nel senso che uno può essere anche grande, ma se dopo non si vedono le opere, quell'artista scompare. E questo Giovanni Battista lo sa benissimo, infatti proprio attua la creazione della gipsoteca di Possagno, e appunto poi l'altro nucleo crea praticamente un'ala del museo di Bassano, no? Se voi andate a Bassano adesso c'è la grande mostra canoviana, vedrete che c'è un'ala nuova con una targa sopra. Quell'ala lì viene pagata da Giovanni Battista in occasione proprio del dono di che cosa? Della biblioteca, di tutti i disegni. Pensate cosa sono i disegni di Antonio Canova, di una vita, quindi veramente meravigliosi.
alcuni gessi e monocromi e un dipinto, insomma una buona donazione. Perché Bassano? Perché Bassano era l'unica città, diciamo, l'unico piccolo centro della Pedemontana che aveva già per esempio una biblioteca, c'erano tantissimi amici di Antonio Canova e di Giovanni Battista che vivevano a Bassano, sia in quel tempo lì ma anche in anni precedenti, quindi era quello un buon modo per portare avanti la memoria del fratello Antonio e soprattutto di far studiare, no? Il dono della biblioteca delle carte, proprio come dire, anche dopo di me, perché Giovanni Battista morirà ovviamente molto dopo Antonio, però anche dopo di me la memoria di mio fratello, insomma, verrà portata avanti da chi potrà accedere a quei libri, a quelle carte. Ovviamente anche a Bassano sono moltissime le opere, in questo piccolo libretto non trovate solo le opere di Antonio Canova che in questo momento sono nel Veneto, ma ci sono anche dei focus, cioè degli approfondimenti sugli altri scultori che omaggiano Antonio Canova nel Veneto. Per esempio questo è un bellissimo gruppo scultoreo di Luigi Zandomenighi, di cui magari Elena poi ci parlerà. Sono gli scultori che in qualche momento della loro vita sono venuti in contatto con Antonio Canova. E non li chiamiamo allievi perché Antonio Canova non ha mai avuto allievi, poi ve lo dice lui, però di fatto sono quelli che si sentono allievi loro di Antonio Canova e portano avanti il verbo neoclassico a Venezia, a Roma, ma di questo ne parleremo dopo. In questo giro ideale, come dire, che si può fare con questa piccola guida, si parte appunto da Verona, Vicenza, Padova, e per esempio a Verona abbiamo avuto una piccola scoperta di un gesso appena arrivato in una collezione pubblica. Questo Amorino è stato da poco comprato dal collezionista Carlon, che ha aperto un nuovo museo in centro a Verona, Palazzo Maffei, un bellissimo museo, ve lo consiglio. Questo Amorino qui ha fatto un giro, insomma, per tantissimi luoghi. L'ultima collocazione era una collezione privata di Roma e tra qualche mese ce lo siamo trovati a Verona, quindi oggi apre il museo di Palazzo Maffei, così come nei depositi di Verona ci sono dei gessi provenienti addirittura calchi oppure appunto copie dal grande monumento di Papa Rezzonico in Vaticano, che è una delle prime opere, una delle opere più importanti che Antonio Canova giovanissimo fa a Roma e che gli daranno il grandissimo successo. Questi gessi, insomma, erano depositati, come dire, anche poco considerati nella Galleria d'Arte Moderna di Verona, quindi anche una guida può essere il momento di riscoprire le collezioni. Da Verona si passa per Vicenza, Padova è una città amatissima da Antonio Canova e è una città che ha tante opere di Antonio Canova, per esempio tra le primissime opere pubbliche, no? Una statua di Prato della Valle è di Antonio Canova, no? Una statua che lo stesso Antonio Canova non ama moltissimo perché è un'opera giovanile, no? Quindi anche nelle sue memorie, quando si scrive con gli amici, insomma, dice ma questa statua se la puoi cancellare dalla lista delle mie opere, insomma usa un po' dei termini, perché è evidente che è in quel momento del passaggio tra la giovinezza, la formazione, quindi un mondo ancora molto settecentesco, e la classicità, il neoclassicismo, no? Quindi questa richiesta per esempio di fare questa figura appunto di una figura appunto, idealizzare una figura realmente esistente di un professore, come dire, dell'Università di Padova, non riesce appieno. Tra le scoperte così che possiamo che troverete in questo piccolo libretto c'è quell'oggetto che vedete in basso, un'urna, che è un caso un po' particolare dell'opera di Antonio Canova, perché a inizio Ottocento muore a Bassano una nobildonna tedesca, questa contessa di Kallenberg, che è amica dei Rezzonico, è amica di Antonio Canova, è amico di Selva, di cui parlerà il professor Zucconi la prossima volta, e di fatto ad Antonio Canova viene chiesto di creare un'urna cineraria per questa signora Ludovica von Kallenberg. Non esistono esempi, insomma, di urne, altre urne, di steli funerari, di altri monumenti funerari sicuramente, ma di urne no. Quest'urna viene collocata dietro alla chiesa degli Eremitani. La chiesa Eremitani, come sapeva bene Padova, ha subito un terribile bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale, no? Sappiamo tutti della cappella di Mantegna,
Sardegna, insomma sappiamo di quella distruzione, e si diceva, visto che l'urna è esattamente dietro alla chiesa, che anche quella è stata totalmente distrutta. A me, quando mi dicono queste cose, queste frasi qua, insomma mi parte la curiosità. Infatti l'urna l'abbiamo trovata e prossimamente la esporremo in una mostra. Come vedete nella foto, la parte centrale è perfettamente conservata, si sono rotte le braccia, le anse del vaso, ma insomma questa è un po' una scoperta che trovate in questa piccola guida. A Prato della Valle non solo c'è una scultura di Antonio Canova, ma c'è anche un omaggio storico a Antonio Canova che fa anche un po' ridere, perché Antonio Canova era vivo e questo senatore Cappello forse non ha i soldi, forse Antonio Canova non risponde, di fatto vorrebbe avere un ritratto di Antonio Canova e chiede al maestro di Antonio Canova di ritrarre Antonio Canova mentre sta scolpendo il suo busto, con Antonio Canova vivo a Roma, insomma, che ce lo immaginiamo magari ripassare per Vadova e vedere questo anche, insomma, non bellissimo, come dire, ritratto che gli fa Giovanni Ferrari. Basta, arriviamo a Venezia, insomma Venezia è il luogo, come dire, della formazione, dell'accademia, tante sono le opere di Antonio Canova oggi a Venezia, la collezione più importante è quella del Museo Corrèa, che però, come dire, le opere del Corrèa sono arrivate nel corso dell'Ottocento e anzi addirittura del Novecento, quindi se noi ragioniamo nell'Ottocento a Venezia veramente si vedevano poche cose di Antonio Canova, e il Corrèa è il luogo proprio delle memorie canoviane, per esempio quel bellissimo armadio che vedete là è proprio questo signor Zoppetti, insomma, che raccoglie oggetti di Antonio Canova ed è confluito nelle sale del Museo Corrèa, così come e Orfeo Eridice, bellissima gruppo giovanile di Antonio Canova, ma questo, pensate, è arrivato al Museo Corrèa dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi veramente dalla villa appunto in cui si trovava. Oppure il libro che abbiamo scelto, l'immagine che abbiamo scelto per la copertina, il Dedalo e Icaro, famosissimo gruppo scultoreo che praticamente ha determinato la fine del periodo di formazione di Antonio Canova e gli ha dato anche i soldi, come dire, per partire per Roma, questa bellissima scultura in pietra, prima forse scultura neoclassica, anche questa scultura, se parliamo sempre di memoria, nel senso quello che si vedeva, questa scultura è stata per buona parte dell'Ottocento in collezione privata a Palazzo Pisani, poi anche da altri palazzi, fino a poi confluire nelle collezioni pubbliche delle gallerie dell'Accademia. Guardate questa foto appunto dove si trovava le gallerie dell'Accademia per tutto l'Ottocento, ed è arrivata al Museo Pubblico, al Museo Civico del Corrèa soltanto dopo una esposizione, pensate, alla Biennale di Venezia, perché 100 anni fa, nel 1922, Antonio Canova entra alla Biennale di Venezia, quindi fa un po' ridere questa cosa qua, ma è successo questo. E il Dedalo Icaro viene mandato alla Biennale, e siccome in quello stesso 22 si inaugurava il nuovo Museo Corrèa nelle procuratie in piazza San Marco, evidentemente il comune lo fa confluire, come dire, nel nuovo museo e non più nella Accademia di Belle Arti, dove storicamente invece stava. Faccio adesso una piccola inciso, una piccola parentesi, poi passo la parola ad Elena che ci parla degli altri scultori, degli altri luoghi canoviani a Venezia, perché l'Accademia di Belle Arti, dove si trovava il Dedalo e Icaro, è molto vicino al seminario patriarcale che si trova alla Salute. Negli anni, subito dopo la morte di Antonio Canova nel 1822, questi due luoghi, l'Accademia e il Seminario Patriarcale, sono praticamente i musei, le prime collezioni, come dire, civiche, le prime collezioni dove gli studenti potevano studiare. L'Accademia nel 17 riceve le opere che tornano da Parigi, no? Quindi si deve un po' mettere a posto, riordinare i quadri che grazie a Antonio Canova sono tornati da Parigi. Il seminario invece patriarcale in quell'edificio bellissimo di Longhena è il luogo che riceve le pietre di Venezia, cioè le chiese che si stanno distruggendo in quel bellissimo chiostro, in quel tanto spazio, grazie all'abate Moschini si riordinano lapidi, si riordinano, come dire, pezzi di scultura. In questo luogo molto poco studiato, molto poco conosciuto, insomma, farò io, insomma, insieme alla conservatrice Silvia Marchiori, una piccolissima mostra, perché abbiamo trovato un sacco di memorie canoviane, per esempio
Questo che vedete, il medaglione, è il calco dal medaglione dei frari di Antonio Bosa, quindi come, e per la prima volta insomma, si vedranno questa piccola mostra, si vedranno anche sale non visibile del seminario patriarcale. Basta, passo la parola ad Elena che appunto ci racconta. Io volevo ringraziarti innanzitutto e volevo solo dirvi una piccola cosa. Questo libercolo di cui ci ha parlato così velocemente in realtà è veramente bellissimo e ricco di immagini e di notizie stupende, e se vi fa piacere è anche in vendita qui oggi, e quindi è una bella occasione per conservare, grazie, credo, la memoria di un itinerario veneto che forse non tutti conoscevano, che forse voglio dire non è così scontato, quindi vi invito veramente a prenderlo. E volevo anche leggere una piccola frase che mi è molto piaciuta, perché questo libro ha anche un'introduzione di Vittorio Sgarbi, e di parlando dei nostri giovani studiosi nonché docenti, Vittorio all'Università di Ca' Foscari, Elena all'Accademia, dice: questo è un prezioso libro, è strumento per amatori in un viaggio del cuore che il Veneto offre tra gli itinerari alla ricerca delle opere di un grande artista. Quindi veramente ve lo consiglio. Passiamo la parola adesso a Elena. Grazie. Che ci parlerà del dopo Canova. Sì, continuiamo questo itinerario di Canova a Venezia, un luogo indispensabile tappa canoviana sono sicuramente le Gallerie dell'Accademia. Gallerie dell'Accademia che adesso, grazie all'apertura dei nuovi spazi, hanno reso visibile questo patrimonio canoviano immenso. Dovete immaginarvi che prima dell'apertura della Gipsoteca nel 1836 a Possagno, le Gallerie dell'Accademia a Venezia erano il museo che possedeva più opere in assoluto di Antonio Canova, soprattutto gessi che aveva regalato Antonio Canova, che aveva regalato il fratello di Canova Giovanni Battista, ma che erano stati acquistati prima durante il periodo napoleonico e dopo dall'impero asburgico. Una collezione vastissima che poi si amplia anche da altre donazioni da parte di amici e altri committenti. Una collezione che era esposta al pubblico, perché sapete che quando le Gallerie dell'Accademia aprono nel 1817, aprono con diverse finalità. Una era quella di aprire come luogo didattico per l'Accademia, appunto per gli studenti, e l'altro proprio aprivano al pubblico, quindi chiunque poteva entrare, poteva andare a vedere e a visitare anche la Gipsoteca, che fino alla metà dell'Ottocento conservava tantissimi pezzi, più di 300 opere c'erano all'interno della Chiesa della Carità, opere che vengono poi tolte, la Gipsoteca verrà smantellata alla fine dell'Ottocento quando le gallerie diventano prettamente una pinacoteca e Accademia e Pinacoteca iniziano a separarsi, e sapete anche bene che negli anni poi la fortuna di Canova così scema, e le opere anche dal punto di vista dei professori non servono più per insegnare ai ragazzi, quindi le opere vengono mandate nei depositi, alcune vengono cedute all'Accademia e altre iniziano a disperdersi in altri istituti. Quando anch'io recentemente, perché non sono passati così tanti anni, sono andata a vedere queste opere che erano ricoverate nei depositi, erano veramente in condizioni deplorevoli, perché negli anni sia gli studenti ma chi non si interessava ad Antonio Canova le avevano deturpate, le avevano rotte, alcune si sono proprio disperse e altre ancora si conservano attualmente ancora nei depositi in attesa di restauri. Adesso quindi le gallerie sono una tappa fondamentale, vediamo anche qui il monumento che era il monumento alla mano di Antonio Canova, perché sapete che Canova, come quasi un santo o un imperatore dell'impero asburgico, è stato sezionato, quindi il suo corpo è a Possagno, la sua mano appunto era in Accademia, il cuore ai frari, e in Accademia, oltre
a conservare tutte queste opere, quindi le opere proprio di Antonio Canova, è un luogo particolarmente legato ad Antonio Canova, perché Canova l'ha vissuto in prima persona, perché Canova, essendo qui a Venezia, ve l'avrà raccontato forse il professor Stringa, si iscrive all'Accademia di Belle Arti. Si iscrive all'Accademia di Belle Arti quando era nella vecchia sede al Fonteghetto della Farina, e per quell'Accademia regala il Pugilatore da Mosseno, che doveva rappresentare l'ideale proprio del neoclassicismo per Antonio Canova. E ancora oggi l'Accademia di Belle Arti conserva moltissime memorie di Antonio Canova, memorie che in pochi magari conosciamo, che si tratta di memorie scritte. Qua abbiamo proprio la firma di pugno di Antonio Canova, sia per petizioni fatte da artisti o varie altre richieste, e poi successivamente di un Canova che è sempre in contatto con l'Accademia da quando si trova a Roma, da Roma fino alla sua morte nel 1822. Si conservano decine e decine di lettere di sua mano, qua vedete la sua firma, e dei documenti molto particolari e anche divertenti di a doppia firma, firma di Antonio Canova e di Giuseppe Tambroni. E qua Canova cosa fa? Pensate che lui, impegnatissimo, sappiamo che a Bassano si conservano migliaia di lettere scritte da Antonio Canova, perché era in corrispondenza con tutti, e oltre ad avere corrispondenza con personaggi illusi che gli chiedevano opere, persone povere che gli chiedevano la carità, e Canova rispondeva quasi sempre positivamente, quindi Canova aiuta tutti in qualsiasi parte del mondo, è direttore dei Musei Vaticani, farà l'ambasciatore, quindi avrà tantissimi incarichi, ma ogni mese, se non ogni settimana, Canova va a controllare tutti i giovani ragazzi del pensionato romano, cioè quei ragazzi che avevano vinto un concorso triennale, che venivano da Venezia, Milano, Bologna, Firenze, ma da tante altre parti. E in questo caso qui abbiamo proprio le carte dove Antonio Canova si segue, si premura per Francesco Hayez, e dall'altra parte sulla condotta e sui risultati ottenuti dall'architetto Antolini. E Canova abbiamo spesso anche proprio dei resoconti dove i ragazzi si ammalano e lui quelli procura il medico, quindi va a vedere il loro stato di salute, quindi proprio tutto un aspetto particolare, tanto che molti di questi giovanissimi artisti lo chiamano proprio il loro papà, hanno il papà lontano da casa, ma Antonio Canova diventa il loro punto di riferimento, diventa proprio questa figura paterna che in quel momento a loro manca. E in Accademia poi si conservano ovviamente memorie scritte, decine e decine di opuscoli che vengono dedicati ad Antonio Canova da altri, ma anche dagli stessi accademici che leggono questi discorsi in onore di Antonio Canova in Accademia. Ovviamente ci sono le medaglie in sua memoria, decine di incisioni che Canova stesso invia o che da altri vengono acquistati. Sapete che le incisioni è Canova stesso che le realizza, perché per molteplici ragioni, per avere un catalogo lui completo delle sue opere. Sono incisioni, come vedete qui, delle grazie, che raffigurano sempre l'opera a 360 gradi, quindi c'è il fronte e il retro dell'opera, si deve vedere tutto, e servono anche perché per propaganda di Antonio Canova, perché nel momento in cui conclude l'opera, la realizza in marmo, chiama un disegnatore, poi l'incisore che gli realizza subito l'incisione dell'opera, e può essere mandata immediatamente in tutto il mondo. E quindi in quello stesso istante Canova informa tutti i reali, tutti gli uomini potenti in qualsiasi angolo della terra, e diventano anche poi dei regali preziosi, a volte dedicati. E altra cosa poco conosciuta che si conserva in Accademia, e questo è solo un piccolo esempio, in Accademia si conservano decine e decine di disegni che rappresentano opere di Canova, e questo perché sono i disegni realizzati dagli allievi dell'Accademia che ogni anno dovevano dimostrare di avere passato l'anno e per passare all'anno successivo. Quindi al primo anno, ad esempio, si chiedeva di realizzare una testa in disegno, e qua vediamo la testa di Paride, o negli altri casi di realizzare, di copiare in disegno con tutte le sfumature l'intera opera.
di queste opere, come vi dicevo, ne esistono a decine, perché Canova diventa, al pari dell'antico, il contemporaneo che può essere copiato e all'altezza dell'antico, perché i ragazzi possano imparare. E anche qui Michele Fanoli è uno studente dell'Accademia, ha bottega qui a Venezia, non riesce a sfondare, grazie a Giovanni Battista Sartori e a Leopoldo Cicognara, che è presidente e grande amico di Antonio Canova. Fanoli di persona da Venezia fa un pellegrinaggio, va a Possagno, dove si stanno adesso montando le opere per allestire la gipsoteca, e lì va a disegnare una per una tutte le opere di Antonio Canova, per un'opera straordinaria in 5 lastre che verrà pubblicata solamente a Parigi dal famosissimo Goupil, e renderà celebre Fanoli in tutta Europa, tanto che verrà richiesto anche a Londra, e quindi abbiamo testimonianza di queste cose anche in Accademia, quindi un luogo per della memoria e dell'istruzione canoviana, l'Accademia, che è fondamentale. E sempre in Accademia nasce l'idea del monumento ad Antonio Canova, che adesso si trova ai Frari. Un'idea partita e voluta da Leopoldo Cicognara, che proprio durante l'orazione in onore di Canova, il giorno dei suoi funerali, il 16 ottobre del 1822, dopo i funerali che si sono tenuti all'interno della Basilica di San Marco, il feretro di Canova, come sapete, viene portato alle gallerie dell'Accademia, posto sotto la grande assunta di Tiziano, e proprio dietro alle spalle di Leopoldo Cicognara già un bozzetto, perché da quel momento Cicognara inizia a raccogliere le sovvenzioni e i finanziamenti per l'erezione del monumento di Canova ai Frari. E qua inizia un grande problema, perché si doveva decidere chi doveva realizzare questo monumento. Se si fosse scelto uno scultore solo, voleva dire incoronare questo erede di Antonio Canova e suo successore. Cicognara ha un'idea diversa, straordinaria, quella di coinvolgere invece i più grandi scultori dell'epoca, dell'Ottocento, che avevano studiato gran parte di loro proprio in Accademia, e ad ognuno il monumento viene diviso in tante parti, ad ognuno viene affidata una figura. E quindi vedete qui il genio viene realizzato da Giuseppe De Fabris, il leone alato da Rinaldo Rinaldi, la statua che per prima entra dalla porta che rappresenta la scultura da Bartolomeo Ferrari, le altre due arti da Luigi Zandomeneghi, ci sono poi i genietti di Jacopo De Martini, e in cima, quello che abbiamo già visto prima, il ritratto di Antonio Canova realizzato da Antonio Bosa, tutti artisti che avevano già lavorato in equipe per altre grandi occasioni scultoree a Venezia, prima fra tutte l'omaggio per delle province venete nel 1817, anche questa un'idea geniale di Leopoldo Cicognara, che sapete il Veneto doveva dare un tributo, quindi pagare delle tasse per il quarto matrimonio dell'imperatore, questo continuava a sposarsi e i poveri sudditi dovevano continuare a pagare, e Cicognara ha questa idea che propone, invece di dare dei soldi, di regalare delle opere, di utilizzare, quindi di ricevere lui del denaro in cambio delle opere d'arte. Quindi tutti questi scultori partecipano a questa impresa, dove l'opera principale è realizzata proprio da Antonio Canova. Ma qualche anno prima avevano partecipato tutti all'esecuzione di questa chiesa veneziana, che non so se qualcuno di voi l'ha riconosciuta, è la chiesa del Gesù Nuovo in Piazzale Roma, adesso in un posto semi nascosto, e è diciamo l'ultima chiesa realizzata a Venezia, che l'idea parte nel 1815, legata a tutta un'idea che viaggia un po' in tutti i regni d'Italia, perché il Papa torna dall'esilio caduto Napoleone, e quindi tutti gli stati vogliono omaggiare il ritorno della religione e del Papa a Roma, e quindi anche Venezia non vuole esimersi da questo e vuole anche lei creare una nuova chiesa per la città. Si chiamano quindi gli artisti dell'epoca, come l'architetto Gian Antonio Selva, e per la scultura vengono chiamati e coinvolti Luigi Zandomeneghi, Bartolomeo Ferrari e Antonio Bosa, quindi si ritrovano qui tutti assieme.
Qualche anno dopo, sempre gli stessi, invece, per una collezione privata a Padova, per l'appartamento, a detta di tutti, il più bel appartamento neoclassico che c'è in Italia, per Palazzo Papa Fava, anche qui vengono chiamati e coinvolti tutti quanti per dei grandiosi bassorilievi che rappresentano scene dell'Odissea. E è lo stesso Antonio Canova che per il Tempio di Possagno decide che i fregi, le metope che dovevano essere collocate sulla facciata del Tempio, Canova realizza l'idea, invia il gesso direttamente a Venezia in Accademia e vuole che 7 giovani promettenti scultori ne realizzino la versione in pietra, e quindi le metope vengono realizzate qui a Venezia in pietra d'Istria e saranno spedite successivamente a Possagno nel coronamento del Tempio. E allora chi sono questi 7 giovani che vengono chiamati? Allora, Giuseppe De Fabris è uno scultore veneto, originario di Nove, che però ha un percorso particolare, tra tutti è l'unico che non studia a Venezia, perché la sua famiglia si trasferisce a Milano, quindi studia all'Accademia di Belle Arti di Brera e arriverà a Roma, e a Roma prenderà il posto di Antonio Canova dopo la sua morte come direttore dei Musei Vaticani, quindi un personaggio influente, particolare, la cui opera più famosa che si trova in Veneto è il monumento a Palladio che esiste nel cimitero di Vicenza. Un altro personaggio poco conosciuto è questo Giacomo De Martini, che è veneziano, che compie il suo alunnato a Roma, quindi passa 3 anni sotto la tutela di Antonio Canova a Roma tra il 15 e il 21, realizza pochissime sculture, gran parte di queste proprio realizzate durante il suo alunnato, e si conservano quasi tutte all'interno del vestibolo dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Suo è il ritratto di Selva che si trova nel monumento, e come moltissimi giovani dell'epoca, ma non solo dell'epoca, la piazza veramente è spietata, ci sono tantissimi concorrenti, tutti che vogliono fare gli artisti, sono numerosissimi, ma come vi avrà già delineato anche Stringa, l'economia di Venezia non è così ricca, non tanti si possono permettere commissioni di opere d'arte di un certo tipo, e si apre in quel momento, si libera il posto di economo in Accademia, un posto fisso, statale. Preso un posto fisso statale, sapete, non si andava in pensione all'epoca. Posto fisso statale voleva dire fino alla morte, e dovevi certificare che stavi veramente il giorno dopo per morire, per lasciare il tuo posto di lavoro. Da Vienna controllavano, uno doveva essere proprio a letto moribondo, altrimenti non venivi sostituito. E Jacopo De Martini quindi abbandona praticamente la sua carriera scultoria per guardare proprio i conti dell'Accademia. Altro personaggio coinvolto nel monumento ad Antonio Canova è Antonio Bosa di Pove del Grappa, che sarà legatissimo proprio anche ai suoi territori, gran parte della sua produzione è legata a Bassano, a Venezia, ma avrà tantissima fortuna soprattutto a Trieste, questo è uno dei suoi monumenti più importanti. Altro artista straordinario e poco conosciuto è Rinaldo Rinaldi, che qui lo vediamo in un suo autoritratto. Era molto conteso dalle contesse dell'epoca, perché a detta appunto delle giovani era bellissimo, e quindi volevano tutte farsi fare un ritratto da lui per averlo sotto gli occhi. E era bravissimo in scultura, tanto che si iscrive per soli 2 anni in Accademia, vince subito il concorso per l'alunnato e si trasferisce a Roma. A Roma, quando Canova vede quest'opera, ne rimane sbalordito, tanto che si dice gli sia scappata davanti al pubblico l'affermazione: ah, tu sei mio figlio. Quindi l'eredità direttamente a Rinaldo Rinaldi, che è l'unico che non lascerà più Roma di questi scultori, è a Roma, e a Roma continuerà la sua produzione. In quest'opera che conoscete sicuramente, realizzata da Hayez, vediamo proprio il ritratto
monumentale di Antonio Canova, realizzato da Rinaldo Rinaldi per Leopoldo Cicognara. E Rinaldi, che discendeva da una famiglia di intagliatori, il fratello si trasferirà anche lui a Roma, tanto che la cornice di quest'opera è proprio realizzata da Vincenzo Rinaldi, quindi da suo fratello, e rimarrà a Roma come stipendiato di Antonio Canova, diventerà l'addetto all'incasso delle opere di Antonio Canova, perché Canova spediva sia i gessi che i marmi, ma i gessi soprattutto come fossero dei grandi puzzle, quindi a pezzi, con delle istruzioni proprio per essere poi montati, e Vincenzo Rinaldi si dedica proprio perché queste opere partano e non si distruggano. Rinaldi va avanti, crea e realizza diverse opere legate anche alla produzione e alle tematiche di Antonio Canova, come questa danzatrice che adesso si trova all'Ermitage di San Pietroburgo, o tematiche come questa Ebe che si trova invece in Inghilterra. Rinaldi nel 1836 acquisterà lo studio di Antonio Canova in via delle Colonnette a Roma e se lo terrà fino agli anni 70, quindi fino alla sua morte, e seppur molte opere partiranno per Possagno, alcune rimarranno nello studio di Rinaldi e sarà Rinaldi stesso a regalarle poi all'Accademia di San Luca a Roma. Rinaldi, come vedete, realizza varie tematiche, Ulisse, la Sibilla e altri personaggi, diventerà sue opere in marmo, quindi è uno dei pochi che realizza tantissime opere in marmo, andranno a finire in Inghilterra, in Russia e moltissime, come questa Penelope, negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono ricchissimi di sue opere in marmo. Altra famiglia fondamentale a Venezia è la famiglia Ferrari. La famiglia Ferrari, che non sono altro che i discendenti di Giovanni Ferrari, detto Torretti. La bottega dei Torretti passa tutta da nipote in nipote e si porterà avanti dal 600 fino alla fine dell'800, quando l'ultimo discendente non avrà figli e quindi con lui morirà questa famiglia Torretti, tanto che nell'800, per chiedere i pezzi, i blocchi di marmo a Carrara, si fermeranno ancora come Torretti, perché proprio conosciuti anche nelle cave tradizionalmente come questa famiglia famosissima. Torniamo un attimo indietro, i personaggi che ci interessano sono Bartolomeo Ferrari, quindi l'uomo in primo piano, e il ragazzo al centro col colletto bianco, che è Luigi Ferrari. Più su abbiamo il nonno, che porta il suo stesso nome, che sappiamo ha seguito anche lui l'Accademia di Belle Arti, tanto che ha vinto uno dei concorsi nel 1802. Se i Ferrari magari vi dicono poco come nome, soprattutto il nome di Gaetano Ferrari, che è lo zio di Luigi, ma vedendo quest'opera qui sicuramente ce l'avrete presente. È un'opera che conoscete e vedete tutti da sempre, è il leone sul pennacchio principale della Basilica di San Marco. Sapete che i leoni dopo i francesi sono stati quasi tutti distrutti e viene chiesto proprio a Gaetano Ferrari, vince un concorso per la realizzazione del nuovo leone per la Basilica, quindi il leone che adesso vedete tutti i giorni è realizzato da Gaetano Ferrari. Anche lui è l'autore di una delle metope per il Tempio di Possagno e ha partecipato anche alla realizzazione della facciata del Palazzo Reale, e poi per le molte commissioni abbandona a un certo punto Venezia e si trasferisce a Milano per il grande cantiere del Duomo. Non contento di quello che c'è a Milano, anche lui decide e parte per Roma, viene, ovviamente si presenta ad Antonio Canova e Canova riconosce subito le sue abilità di scultore. Sapete che Canova inventa questo modo di fare scultura innovativo, quasi una catena di montaggio dove ci sono tantissimi passaggi, dal disegno al bozzetto piccolo, al bozzetto in terra cruda, grande uno a uno, con tutti gli stampi, e solo i più bravi scultori era concesso di realizzare la copia dal gesso al marmo. Quando il marmo era diventato perfetto come il gesso, passava nelle mani di Antonio Canova, e questo
tra gli scultori che possono realizzare le copie dal gesso al marmo per poi consegnarle ad Antonio Canova, dal 1815 al 1821 c'è proprio Gaetano Ferrari, e grazie a Casoni, quindi il direttore dell'arsenale, sappiamo esattamente tutte le opere che Gaetano Ferrari ha fatto per Antonio Canova, tra tutte proprio la Musa Polimnia per l'omaggio delle province venete. Tutti e due i gruppi delle grazie sono realizzati da Gaetano, tantissimi altri, il monumento, il Teseo vincitore sul centauro e anche la Ebe. Il fatto della Ebe è curioso perché quando Gaetano torna a Venezia, anche lui, come tutti, ha bisogno di un posto di lavoro. Si libera il posto di maestro di scultura all'arsenale, viene bandito un concorso e Gaetano vince il concorso e quindi diventa maestro in arsenale per tutta la vita. E cosa insegna? Deve insegnare l'arte soprattutto dell'intaglio del legno ai suoi ragazzi che devono decorare le navi, e le navi vengono decorate, lo sappiamo, molte proprio diventano polene canoviane con opere di Canova, e una tra tutte che è stata esposta anche alla grande mostra di Forlì nel 2007 è questa proprio polena veneziana che ritrae la Ebe, che è stata ritrovata alla Spezia, quindi la nave veneziana è affondata di fronte alla Spezia e viene conservata nel Museo Navale di La Spezia, ma è un'opera proprio che viene da qui, e possiamo dare per certo che è stato Gaetano a realizzarla, proprio perché aveva realizzato lui l'ultima versione della Ebe, quindi se l'era veramente impressa in testa, e anche era possibile vederne dei gessi oltre che altri marmi. Suo fratello, che è quello più noto, Bartolomeo Ferrari, viene chiamato da Giovanni Battista per Sartori Canova per la realizzazione e la fusione in bronzo della Pietà per il Tempio, un'opera che Canova, giunta in maniera repentina alla morte, non è riuscito a realizzare in marmo. Il fratello poi cambia idea e decide di realizzarla in gesso. Il gesso con le repere si trovava ancora a Roma, e nel 1827, quando Jacopo Treves compra l'Ettore e la Iace, assieme all'Ettore e la Iace viaggia in una cassa apposita il modello originale della Pietà, che viene spedito dove? In arsenale. In arsenale perché Bartolomeo Ferrari era un bravissimo artista proprio delle fusioni in bronzo, e in arsenale a Venezia viene quindi realizzata questa fusione, che poi partirà e arriverà a Possano nel 1831, e grazie a Bartolomeo Ferrari, tutti voi veneziani dovreste essere riconoscenti a lui, perché quando il leone alato di Piazzetta torna a Venezia dopo essere stato a Parigi, sapete che torna a distrutto in decine e decine di pezzi. Era un'operazione praticamente impossibile, e chiedono a Bartolomeo Ferrari di dedicarsi in arsenale e cercare di ricostruire, di riassemblare tutto il leone. Bartolomeo si dedicherà a questo per settimane, non riuscirà neanche a dormire di notte per stare lì e ricomporre tutto quanto, alla fine ce la farà, e diversi anni dopo, qualche anno dopo, verrà ricollocato sopra, quindi nel suo luogo originario. Infatti, se qualcuno di voi ha in mente le vedute anche storiche del 1815, con il ritorno dei cavalli, si vedono i cavalli, ma non c'è il leone sopra la sua collocazione, proprio perché era in riposo, in attesa, in arsenale. Bartolomeo, quindi, l'abbiamo detto, si dedica alla realizzazione della statua che rappresenta la scultura, quindi la prima donna che entra nel monumento a Canova, e anche lui, come gli altri, si dedica a opere ovviamente a tema sacro per le chiese. Anche lui realizza opere per Trieste insieme ad Antonio Bosa. Tra tutti questi scultori si creano anche delle fazioni, dei gruppi con cui vanno d'accordo, lavorano assieme. Bartolomeo Ferrari è sempre coalizzato con Antonio Bosa, spesso si trovano loro due che lavorano in team assieme contro il loro nemico giurato, che è Luigi Zandomeneghi. Quindi dobbiamo anche tenere presente tutte queste dinamiche che succedono all'interno e tra gli artisti. Tutti assieme realizzano e partecipano alle decorazioni, ovviamente, per Napoleone, e Bartolomeo, che appunto è bravissimo
bravissimo col marmo, è bravissimo col legno, è bravissimo come fusore, realizza tutti i decori per il teatro La Fenice, che ovviamente le cose che ha realizzato lui adesso non esistono più perché coinvolte nel primo incendio. Realizza anche le decorazioni che adesso non esistono più per l'altare principale di San Marco, tutti i bronzi che vengono poi tolti nel Novecento, e per anche tutta una serie di opere di committenza privata, come questa serie di Uomini illustri per il Conte Pappadopoli. E visto che siamo qui, è stato realizzato da Bartolomeo Ferrari proprio il monumento agli Etti, che si trova nella sala superiore, che ha una storia anche divertente e travagliata, una gestazione lunghissima dal 36, viene inaugurato negli anni 40, perché Bartolomeo vince il concorso, poi si ammala, poi c'è un fulmine che distrugge la biblioteca di sopra. Il fulmine però, a detta di Luigi Ferrari, sfortunatamente non distrugge, non mette a fuoco le librerie, perché si doveva trovare lo spazio e l'Ateneo non si muoveva a liberare la parete. E probabilmente è un'opera realizzata in team tra il papà e il figlio, quindi tra Bartolomeo e Luigi. Bartolomeo aveva realizzato sicuramente il gesso dell'angelo, del genio, e tutto il resto della realizzazione da dare invece al figlio Luigi. Altro Luigi, che è un nome molto tipico all'epoca, Luigi Zandomeneghi, invece altro scultore potentissimo a Venezia, viene dal Veronese, anche lui legato ad Antonio Canova, realizza diverse opere in suo onore, andrà a Roma per accompagnare questo medaglione in onore di Papa Pio VII nel 1816, e nel 16 Canova chiede a Luigi di fermarsi a Roma. Luigi non accetta perché ha diverse cose a Venezia, soprattutto in quegli anni si era ammalato Luigi Pizzi, che era il detentore della cattedra di scultura in Accademia, era sempre allettato e quindi era da anni che chiedeva di essere esonerato dall'insegnamento, e quindi Luigi Zandomeneghi è pronto lì al varco per prendere il posto. Cicognara infatti lo segnala anche ad Antonio Canova, e la cattedra di scultura arriverà a lui, che la terrà fino alla sua morte negli anni 50. Anche lui realizza diverse opere, anche a Venezia per la chiesa di San Maurizio, altre non ancora rintracciate, e poi rimane famosissimo il suo nome, il suo e quello dei suoi figli, per la realizzazione del grandioso monumento a Tiziano all'interno della Basilica dei Frari. Due monumenti che si fronteggiano, quello di Canova e quello di Tiziano, con due commissioni completamente diverse. Se Cicognara per Canova aveva chiesto i finanziamenti a tutto il mondo, e quindi era una partecipazione corale di omaggio veramente universale ad Antonio Canova, il monumento a Tiziano viene pagato dall'imperatore, da Ferdinando I, quando nel 1838 viene a Venezia subito dopo essere stato incoronato a Milano. Venezia e l'Accademia gli organizza una grande esposizione, commissiona e compra tantissimi dipinti per arredare i suoi palazzi a Vienna, e non commissiona nessuna scultura. Gli scultori si rivoltano, iniziano un sacco di critiche, ma in realtà in segreto si era accordato con i vertici dell'Accademia proprio perché l'impero pagasse l'omaggio a Tiziano e quindi il monumento. Anche qui sappiamo bene che ci saranno molte critiche, gli eruditi dell'epoca si scaglieranno, diranno ecco un altro concorso, e sapremo benissimo che brigherà come al solito il solito Luigi Zandomeneghi, infatti vincerà lui e porterà a casa il progetto anche per i figli, proprio perché firmeranno una clausola che nel momento in cui Luigi si fosse ammalato i figli dovevano portare a termine la sua opera. E il figlio chi è? Il figlio più famoso è Pietro Zandomeneghi, il papà del famosissimo pittore Federico, un artista anche questo eterogeneo, straordinario, che si dedica all'inizio della carriera, gli piaceva fare l'attore, scrive per il teatro, ma il papà probabilmente lo trascina e lo vuole portare, vuole che diventi erediti la bottega di scultura. Si dedica quindi poi alla scultura anche lui, per opere sia di
a carattere privato che per, che per chiese, ma anche qui per la Fenice, è lui che sovraintende a tutti i costumi delle varie opere, quindi come dovevano vestirsi, se erano vestiti in maniera coerente rispetto a quello che dovevano rappresentare. E eterno rivale di Pietro Zandomeneghi è Luigi Ferrari. Come i papà non si sopportavano, Luigi Zandomeneghi e Bartolomeo Ferrari, anche i figli fanno parte, si osteggiano in qualsiasi modo. Nel 1850 Luigi Zandomeneghi muore e il figlio dà praticamente brasso dato che la cattedra di scultura passerà nelle sue mani. Ma nel frattempo era cambiato il segretario, era diventato Pietro Selvatico, e Pietro Selvatico la pensava diversamente. Farà un bando pubblico e con tantissimi criteri da analizzare, e l'unico che possiede tutti i requisiti è Luigi Ferrari, quindi il figlio di Bartolomeo, e quindi la, il campo si cambia completamente e diventa quindi Ferrari docente di scultura fino alla fine della sua vita. Luigi Ferrari patirà questo come Francesco Hayez, che hanno una vita lunghissima, morirà l'anno prima dell'apertura della Biennale, è quasi proprio uno spartiacque. Con la morte di Ferrari inizia una vita nuova per Venezia, aveva visto qualsiasi cosa accadere dal 1810, e l'opera più sua più famosa e travagliata è questo Laocoonte colossale, bellissimo, con una storia straordinaria, anche questo riemerso dai depositi negli ultimi anni, non è mai stato esposto al pubblico, è stato ricollocato adesso che ha riaperto il nuovo allestimento dell'Attosio Martinengo a Brescia. Un gruppo travagliato perché dal 37 in cui, anzi dal 34 in cui lo inizia Ferrari, verrà concluso solo dopo gli anni 50. E anche di lui, forse non lo sapete ma lo vedete tutti i giorni, è suo il Francesco Fosca Ricolleone sulla porta della carta. E adesso andiamo, ci avviamo verso la conclusione. Anche lui ovviamente realizza opere religiose, bellissimi busti, e vi dicevo che Ferrari non ha figli, quindi la genealogia dei Torretti si esaurisce, ma Ferrari ha un allievo prediletto, colui che diventa erede anche di parte delle sue opere che si custodivano nel suo studio, e questo è Antonio Dalzotto. Antonio Dalzotto, anche questo un personaggio straordinario, ancora molto da indagare, e così ci salutiamo un po' con questo suo ritratto giovanile di Dalzotto mentre sta lavorando e preparando il monumento a Goldoni. E proprio dietro alle spalle di Dalzotto abbiamo il non so se si vede, no, non si vede così, ecco, dietro proprio alle sue spalle c'è il modellino in gesso in piccolo del Dedalo Icaro di Antonio Canova. Quindi Dalzotto cerca di acquisire tutto quello che è possibile sul mercato a Venezia di opere canoviane, tanto che anche il bozzetto del soffitto della Chiesa degli Scalzi di Tiepolo, che era di collezione di Antonio Canova, lo acquista Antonio Dalzotto, e solo successivamente confluirà nelle raccolte delle gallerie dell'Accademia. Io e noi vi salutiamo con una domanda e una riflessione. Se noi siamo partiti dalla guida, da questa grandiosa idea che ha avuto Sartori di portare, di salvare tutte le opere di Antonio Canova della Gipsoteca a Possagno, quindi le ha tolte da Roma per renderle uniche a Possagno, tutti questi scultori a Venezia avevano una loro gipsoteca. Avevano all'interno dei loro studi centinaia di opere, e adesso vi chiedo: e le loro gipsoteche dove sono? A voi la domanda. Grazie. Beh, bravi, grazie per questo meraviglioso excursus su Canova, il dopo Canova, l'itinerario. Vi chiediamo anche se qualcuno ha invece delle domande da fare ai nostri relatori, magari qualche curiosità. Ci avete lasciato con una bella curiosità. Aggiungere su questo dipinto qua, ahi noi ce lo siamo lasciato scappare,
perché è finito in America, è passato in asta qualche anno fa, una bellissima immagine di un grande artista veneziano giovane nel suo studio, che secondo me sarebbe stato benissimo in un museo, appunto il Museo Correro, le Gallerie Accademia, invece è finito a Baltimora, mi pare, no? Che l'ha comprato un grande museo americano. Insomma, ai noi sarebbe stata una bella opera a arricchire il nostro patrimonio, ma capita. Un americano. Sì, che passava per Venezia, sì. Sì. I percorsi dei dipinti dell'Ottocento sono, come dire, un'altra storia, come dire, però diciamo che il soggetto è molto bello, vedete proprio il modellino del Goldoni, insomma noi siamo tutti molto affezionati a quel monumento, insomma, che è uno dei monumenti più belli di Venezia, però vedere che dietro, quasi come fosse un po', come dire, protetto il Canova, no? Anche gli scultori di fine Ottocento hanno sempre alle spalle, come dire, la memoria canoviana. Questa è proprio, insomma, un'immagine molto simbolica di quello che è stato Canova per l'Ottocento, insomma. C'è qualche altra curiosità, qualche domanda? In prima Camillo, fila. Prego. In prima fila. Come esperienza personale, perché io ho catalogato i gessi dei musei civici e purtroppo i gessi sono una cosa fragilissima, non c'è marmo, non c'è terracotta, come i gessi, perché tra l'altro a Venezia soffrono moltissimo l'umidità e quindi molti di questi gessi delle collezioni si sono frantumati. Poi tra l'altro erano anche considerate opere di scuola, opere che avevano sostanzialmente poco valore se non quello storico, per cui in effetti, per rispondere naturalmente solo parzialmente alla domanda, proprio il materiale stesso è un materiale molto 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 fragile e quindi molte opere sono andate perdute. Grazie per averci risposto. Io a questo punto vi ricordo l'ultimo appuntamento dei nostri incontri dedicati a Canova, giovedì 7 dicembre con Zucconi che ci parlerà un po' dell'architettura, quindi vi aspettiamo numerosi. Vi ricordiamo anche, come già Camillo ha detto, che potrete rivedere questi interventi dei relatori sul canale YouTube dell'Ateneo Veneto. Quindi vi ringrazio e arrivederci al prossimo. Grazie mille. Grazie.